Ben ritrovati al terzo convegno di Education 2.0. Due ospiti nella nostra postazione di interviste, Marina Marchisio e Claudio Pardini. Benvenuti. Grazie, grazie. Faremo un po' gli equilibristi con l'unico microfono, ma il nostro obiettivo è condividere esperienza. E appunto di esperienza si parla con un progetto che i nostri ospiti hanno portato avanti con un grande cappello istituzionale. Ce ne parlate nel dettaglio? Allora, il dettaglio istituzionale, intanto diciamo che il progetto nasce con il patrocinio della Direzione Generale degli Ordinamenti del Ministero a Roma e gli altri principali soggetti coinvolti sono l'Università di Torino, il Politecnico di Torino, il CNR. Che ho saltato? L'AICA, l'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico. Quindi sono soggetti importanti, d'altronde il progetto si rivolge almeno in una prima fase a un, si chiama PPS 100 perché era nato Problem Posing and Solving for 100 teachers, ma poi siamo già arrivati a 150, vero? E quindi già gli studenti di febbraio coinvolti saranno intorno ai 4.500. Questa è la prima fase perché poi andremo invece a estendere ulteriormente il sistema e quindi questo progetto si configura nelle misure di accompagnamento alla riforma e infatti è dedicato agli studenti delle terze classi degli istituti superiori. Istituti superiori che in questa prima fase sono appunto circa 150 e sono stati individuati dai vari uffici scolastici regionali. Questo avvento alla riforma quindi è stato un progetto particolarmente curato nei dettagli e nelle partecipazioni. Passiamo al lato studenti. Come è stato invece recepito e quali risultati ha avuto nelle performance o nelle visioni dei singoli studenti? Allora, noi non siamo in grado di dirlo questo qui perché abbiamo bisogno di tempi per monitorare attentamente. Invece approfitterei, visto per questo, per passare la parola alla collega per entrare un pochino più nel vivo, diciamo, di che cosa stiamo facendo. Sì, il progetto prevede l'utilizzo di un sistema integrato che prevede intanto di lavorare dentro una piattaforma di learning e in particolare Moodle. Questa piattaforma è integrata con un sistema di calcolo evoluto, è stato scelto Maple, in particolare la suite Maple, perché permette, soprattutto nell'ambito delle discipline scientifiche, quindi prima di tutto matematica, poi fisica, elettrotecnica, comunque nell'ambito di tutte le discipline scientifiche, impartire una nuova didattica interattiva a partire dalle lezioni, quindi si lavora, il docente non fa la lezione per esempio di matematica non più solo in modo tradizionale, ma in laboratorio, tanto nell'ambito di una, come dice, come si chiama proprio il progetto, una cultura di problem posing and solving, quindi tanto si pone un problema e si cerca la soluzione utilizzando questi sistemi di calcolo simbolico già nel laboratorio. Dopodiché, per l'integrazione del Moodle con Maple permette la distribuzione di tutti i materiali in rete, materiali che rimangono ancora interattivi e soprattutto, ultima cosa ma non meno importante, la somministrazione di test, in questo caso matematici, ma possono essere anche di chimica, di fisica, che permettono l'inserimento di domande con risposte aperte, cioè non solo la multiple choice a cui siamo abituati, ma anche proprio l'inserimento di formule matematiche che sappiamo benissimo possono essere scritte in infiniti modi distinti, pur essendo tutte corrette. Quindi c'è la necessità di avere un sistema dietro che permetta la valutazione. Ecco, aggiungo già, approfitto io per aggiungere Siamo interattivi siamo anche anche nell'ambito nell'intestino, certo, come si vede che non c'è nulla di preparato, come si dice sempre in queste occasioni. C'è un aspetto, noi stiamo facendo anche formazione in presenza. Quindi, per esempio, un mese fa abbiamo avuto 150 insegnanti di tutta Italia intorno a Verona, in cui abbiamo fatto proprio 2 giorni intensivi di formazione, perché c'è un
ci sono tutta una serie di aspetti che condividiamo generalmente quando si parla di cooperative learning, di didattica a differenze, laboratoriali, eccetera, eccetera. Però poi chi deve operare in queste situazioni è ovviamente l'insegnante. E l'insegnante, se viene lasciato da solo, spesso non ce la fa, perché poi dopo si deve confrontare invece con i problemi concreti. Allora, se invece noi organizziamo anche attraverso la predisposizione di percorsi che vadano a partire da certi problemi e gli diamo le competenze sufficienti, non quelle necessarie, ma almeno quelle sufficienti per poter operare in determinati ambienti, ecco che allora il famoso discorso di un passaggio dalla comunità di insegnamento alla comunità di apprendimento può anche essere, diciamo, un traguardo che possiamo raggiungere. Perfetto. Marina Narchisio vuole completare? Volevo ancora aggiungere, forse per legarmi alla domanda che ha posto prima lei, all'interno di questo progetto è stata messa, diciamo, a disposizione dall'Università di Torino, in particolare dalla Facoltà di Scienze, che adesso non c'è più perché ormai ci sono solo più dipartimenti, questa comunità di pratica che ormai è utilizzata con grande successo da alcuni anni. Ecco, noi adesso il progetto è partito il 1 giugno e quindi siamo in corso per quanto riguarda la scuola media superiore. In corsa, esatto. Ma per quanto riguarda, ad esempio, nell'ambito universitario, in particolare soprattutto i primi anni, gli studenti hanno accolto con grande soddisfazione questo nuovo tipo di didattica e proprio già quando i docenti dell'università l'hanno utilizzato hanno visto immediatamente un potenziale raccordo università-scuola media superiore, proprio per, tanto per avvicinare tutti gli studenti con più facilità le materie ad esempio scientifiche, ma soprattutto anche per creare competenze poi da parte dello studente non solo nel mondo universitario ma anche nel mondo del lavoro. Si parlava di competenze, un termine che è ritornato nelle nostre interviste, ritorna negli articoli pubblicati sulla nostra rivista scientifica. Una domanda a bruciapelo in entrambi i casi, quali sono secondo voi le competenze a monte che servono per progettare bene un percorso che strutturi una comunità di pratiche e quindi che sfrutti appieno le potenzialità anche di una piattaforma versatile come... Ma io credo che i docenti abbiano delle competenze nell'ambito disciplinare abbastanza, diciamo, ben formate per poter operare. Sicuramente soffrono mediamente di un distacco in merito proprio invece all'approccio tecnologico rispetto agli studenti. Quindi hanno una lontananza che a volte percepiscono con difficoltà e che impedisce loro anche di, come si dice, di gettarsi un po' e di mettersi in gioco, no? E noi con questo intervento cerchiamo proprio di dar loro un pochino di sicurezza, un po', perché poi noi lo sappiamo bene che in realtà il docente deve sfruttare le proprie competenze in ambito disciplinare, non deve far magari lavorare gli studenti. Gli studenti saranno, i giovani saranno più bravi, è ovvio, sono nati con un approccio completamente diverso, non possiamo pensare che... ma il docente non deve sentirsi sminuito se non riesce a gestire contemporaneamente un iPad o un tablet con la stessa... deve fare altre cose. Però certo che almeno un minimo livello per sapere come costruire un corso, come non voglio dire anche dare le permission o altro, però insomma almeno, diciamo, sapersi muovere un pochino su una piattaforma, questo ce lo deve avere. Perfetto, quindi comunità di... sfida sia per gli studenti che per i docenti. Ringraziamo i nostri ospiti per l'esperienza condivisa, appuntamento alla prossima intervista sempre qui al terzo convegno di Education 2.0. Grazie.